12 e 13 giugno si vota per 4 referendum promossi dall'Italia dei Valori. Su tutti pesa l'incognita del quorum, anche perché il governo ha invitato gli italiani a disertare le urne, sostenendo di aver già modificato le leggi che si vogliono abrogare. Con il sì sulla prima scheda si chiede di cancellare il decreto Ronchi, che prevede che i servizi idrici debbano essere gestiti obbligatoriamente da aziende private. Quindi non è l'acqua in sé che viene privatizzata, sono i servizi che ce la portano. E naturalmente questo a che cosa va incontro? Va incontro intanto al problema delle tariffe. Quanto costa l'acqua? L'acqua, ovviamente, essendo un bene naturale, dovrebbe essere di tutti. Perché costa? Costa sulla nostra bolletta, costa quando viene imbottigliata, eccetera, eccetera, perché c'è qualcuno che la prende e la tratta, che la porta o la imbottiglia, insomma, ci aggiunge del suo, e questo è inevitabile, il costo dell'acqua è inevitabile. Il problema è quanto costa l'acqua e chi decide quanto costa l'acqua. Ora come ora, almeno là dove il servizio è ancora gestito dal servizio pubblico, cioè dai comuni e dalle società pubbliche a maggioranza di capitale pubblico, c'è un controllo democratico. Perché? Perché noi eleggiamo i sindaci, i consiglieri comunali che esprimono le giunte comunali e che a loro volta poi decidono la gestione del servizio idrico, e quindi se non ci piace come lo gestiscono li possiamo bocciare e mandare a gestirlo degli altri la volta successiva. Nel momento quindi diciamo che il servizio è in qualche modo collegato al potere del popolo, alla democrazia. Nel caso in cui dovesse non farsi il quorum o dovesse passare il no, ma il no è praticamente impossibile che passi, il rischio è che non passi il quorum, resterebbe per un bel po' di anni questa norma che ha fatto questo governo, secondo cui la gestione, il servizio dell'acqua non sarebbe controllabile dai cittadini, perché sarebbe affidata a privati che naturalmente ci fanno i loro affari con l'acqua. Con il sì sulla seconda scheda si intende abrogare il decreto del 2006 che garantisce ai gestori privati dell'acqua un utile minimo del 7% indipendentemente dagli investimenti che fanno, e quindi la possibilità di rivalersi sui consumatori se l'attività non produce guadagni. E quindi, cancellando questa norma assurda, si elimina questo cavallo di Troia che apre la strada ai privati nella gestione dei servizi idrici. Perché? Perché i privati naturalmente accettano di entrare in questo servizio se hanno la garanzia di un profitto, di un utile. Questo profitto gli viene assicurato addirittura obbligatoriamente per legge, e quindi ci si fiondano ovviamente sull'acqua. Se invece dovessero andarsi a guadagnare con il loro sudore e con i loro investimenti un profitto collegato con il lavoro che ci mettono per migliorare il servizio, magari alcuni di loro non ci si butterebbero in questo servizio. Perché? Perché rischierebbero magari di non farli gli utili se non sono bravi, o se hanno troppo da investire rispetto a quello che hanno da guadagnare. Il sì al terzo quesito significa bloccare definitivamente il piano Scajola, che stabilisce la costruzione di 8 reattori nucleari in Italia per una spesa che Confindustria stima intorno ai 50 miliardi di euro. Immaginate quanti decenni ci sarebbero voluti per ammortizzare un investimento di quel genere, e soprattutto si doveva anche decidere dove metterle, ma il governo ci aveva fatto la campagna elettorale sopra al ritorno al nucleare, infischiandosene del fatto che nell'87 la stragrande maggioranza degli italiani avevano detto no al nucleare in un referendum promosso dagli ambientalisti ma anche dai socialisti di Craxi. Per cui quando Berlusconi parla di comunisti è assurdo. Tutti i partiti alla fine dissero di essere favorevoli a quel referendum, tranne i repubblicani di Spadolini, che rappresentavano il 3% del Parlamento italiano. Persino i Missini, il Movimento Sociale,
disse sì al referendum che abrogava il nucleare. Quindi se si vota sì, non potranno essere inserite centrali nucleari nel nuovo piano energetico nazionale e quindi spariscono quei progetti per gli 8 reattori su 4 centrali, ci saranno altre fonti di energia come quelle che sorreggeranno le forniture energetiche in Germania, in Svizzera e in altri paesi che hanno rinunciato al nucleare. Naturalmente conosciamo cosa dicono quelli del no, dicono ma abbiamo 58 centrali in Francia, molte delle quali proprio al di là delle Alpi, se esplodono quelle noi comunque ci becchiamo le radiazioni lo stesso, allora perché comprare energia dalla Francia quando potremo produrla con lo stesso sistema noi in Italia? È un ragionamento a cazzo, come dire, dato che io ho il vicino di casa piromane, do fuoco a casa mia, io personalmente, così lo frego perché arrivo prima di lui, ma stiamo scherzando, senza contare il fatto che già è grave se c'è un incidente nucleare al di là delle Alpi, ma è ancora più grave se c'è al di qua delle Alpi, perché qua ce l'abbiamo in casa, mentre la Francia è un po' più lontana. Non dimentichiamo che la catastrofe di Fukushima ha prodotto comunque l'evacuazione della popolazione in un raggio di 30 km, 30 km. Stiamo parlando di territori sterminati. Certo, poi un po' di radiazioni arrivano anche oltre i 30 km, ma intanto il pericolo di sopravvivenza in un disastro di quelle proporzioni è limitato, si è detto, a 30 km, quindi contano molto le distanze. L'ultimo quesito, infine, riguarda il legittimo impedimento. Questa legge, voluta da Berlusconi, permette al Presidente del Consiglio e ai suoi ministri di non comparire in udienze di tribunale per un periodo lungo fino a 18 mesi, semplicemente adducendo impegni di governo inderogabili. Noi saremmo l'unico paese dove il Presidente del Consiglio, il fatto di essere Presidente del Consiglio e di essere Ministro, ti dà un bonus per avere la quasi certezza di non essere processato. Quindi votando sì, si cancella questa porcheria. Non fatevi fregare da chi vi dice che la legge ormai è svuotata dalla Corte e che quindi il referendum è inutile. Sfidando i pronostici, il quorum viene ampiamente superato, raggiungendo il 57%. I sì, a seconda dei quesiti, vincono con percentuali che vanno dal 95 al 97%.